Sono 50 e più gli anni sul palcoscenico della notizia di Enrico Valentini, da fotoreporter giornalista. Alla luce di ogni giorno e nell'oscurità di ogni notte, non sfugge a lui la vita del territorio che lo circonda, imprimendo i volti e i fatti protagonisti del quotidiano e della storia, nella bellezza e nella tristezza. Enrico imprime sulla pellicola il tempo fermato in un momento, da quell'obiettivo espressivo attento. Enrico, persona e personaggio discreto, determinato, amato, apre porte e finestre per chi chiede di sapere e vedere il tempo e la storia che gli è passata accanto. Per questo Enrico, che ha dato tanto, è per l'Umbria un vanto. Da tutto ciò, la Sovrintendenza Archivistica per l'Umbria ha dichiarato l'archivio fotografico di Enrico Valentini di interesse storico particolarmente importante. Oggi l'archivio è gestito con cura dall'associazione Tempus Vitae. Nel mirabolante archivio Valentini ogni foto è bellezza oppure tristezza, ma sicuramente è vita. Quella vita raccontata in 50 anni con 220.000 scatti. Ogni frammento issato alla sequenza di questo video è frutto di una piccola idea e un grande caso di ciò che ha scelto la mano, che senza sbagliare nemmeno un brano intreccia il percorso temporale, come il caso vuole, dando poi voce alle immagini con le parole. Terni. Terni, città di confine tra le idee e il caso, inizia il percorso fra i meandri di questo video con il Teatro Verdi. Sogno e realtà di un passato, quando ancora l'ultima carrozza trainata da un cavallo che tra vicoli e le vie della città con qualche disperso turista fino a sera passeggiava. Dove poi, se pioggia o vento lo permettevano, portava più di un signore incappottato con pelliccia al collo lì a teatro. Dove delle volte si ascoltava anche Claudio Villa. E la città si fa bella di notte con la bella fontana prima donna di Piazza Tacito e con il sorgere del sole si veste dei colori meraviglia dello zodiaco. Cresce e si modernizza la città quando ancora le auto non sono in quantità. La città, seduta in riva al Nera, con una vasta pianura fronte a sé chiamata Conca, circondata da valli e monti, borghi e paesi, la pitturano di bellezza. E da Terni, andando verso nord, si incontra una strada chiamata proprio della pittura, da dove, come un sorriso, appare Cesi, abbracciato al Monte Eolo, guardiani insieme dello stupendo panorama della Conca Ternana, che allo sguardo va oltre le valli e i monti. Saltando pari pari un po' di inquinamento che negli anni è stato un vero tormento. Salendo poi sulla vetta del monte troviamo Torre Maggiore, dove sembra di volare proprio oltre le valli e i monti. Andando avanti si incontra, sospesa tra cielo e terra, la chiesa di Sant'Erasmo in Cesi. Proseguendo il cammino tra il silenzio della montagna e un bosco sempre più rado, si travalica fino a raggiungere un luogo mistico, il convento della Romita di Cesi, dove padre Bernardino ne cura la spiritualità e insieme ad alcuni volontari il restauro. La Romita di Cesi.
Il convento, fondato da San Francesco d'Assisi nel 1213, culla della più alta spiritualità francescana, è tornato ad essere luogo di preghiera, meditazione, lavoro, silenzio. Amico, se intendi ripercorrere con noi le orme di Francesco, entra, altrimenti ti prego non disturbare. Anni 60. Da quel luogo che è il lago, Piediluco si illumina di luce riflessa dalla regina del cinema francese, la mitica BB, Brigitte Bardot. Tornando in città, con il vento spento, dall'alto dei grigi tetti di Papigno si nota un bel po' di sano inquinamento, su Terni, fin oltre la conca ed oltre ancora. In un giorno di festa, la piscina del CLT si onora con la presenza della BB, che tanta ammirazione desta. Con atteggiamento sognante, qualche ragazza da sirenetta sui bordi si attesta. Vive la città. In Corso Tacito si passeggia e si manifesta. Un fugace sguardo all'interno dell'acciaieria ed ecco che arriva il Giro d'Italia, pieno di colori e passioni. Si evolvono le stagioni. Improvvisa, una grande grandinata abbianca le strade, fin quando il gelido inverno, artista del ghiaccio, orda le strade di strali appesi e curiosi bimbi passeggiano. Strade fredde di neve portano il pericolo costante ed una macchina scivola di lato. Ma per fortuna nessuno si è infortunato. Quando poi torna la pioggia e caccia la neve, grossi massi cadono sui passi. La mondanità attira bella gente in città. Franco Zeffirelli, il corazziere Renato Raschel, Mina, favolosa e incanta col suo canto. In qualsiasi stagione Piediluco accarezza con la sua brezza chi cerca la bellezza, come ben gazzara e signora, in relax tra un drink e l'altro, lui non ignora e segnala la presenza del maestro Valentini accanto alla grande Gina Lollobrigida. Il maestro, per una volta davanti all'obiettivo, si fregia dell'amicizia di Gina. Allegro e sorridente, l'Albertone nazionale riceve il San Valentino d'oro. Popoli e religioni Film Fest ospita e premia il grande regista Giuliano Montaldo. Con l'attenzione più attenta, scolari ascoltano la storia di un attore, Gastone Moschini, che poi passeggiando si gode la città. Il tempo che fu quando si girò a Terni negli anni 60 il famoso film La ragazza di Bube, con Claudia Cardinale protagonista. Qui, in una pausa, una ragazzina chiede, ora famoso, un selfie. Il professor Alessandro Casagrande, con il corpulento cantante Claudio Terni, nella sede dell'Istituto Bricialdi. Il premio Oscar Roberto Benigni, il più divertente dei divertenti, fa il giullare con il vescovo Vincenzo Paglia, che divertito lo applaude. Con l'aria furba e un sorriso mascherato, Sor Benigni partecipa poi a un serio convegno al Museo Diocesano di Terni. Tra il buio e le luci della notte appare statuaria Maria Grazia Cucinotta, che fra uno sguardo e un sorriso
è un inno alla bellezza. E Franco Franchi, che del sorriso ne fa question di vita, con Paolo Villaggio che decanta il suo Fantozzi. Terni, città set, dove il cinema ha vinto e può vincere l'Oscar. Di fronte a un'opera d'arte, un grande artista del cinema, Carlo Rambaldi, autore dei fantastici King Kong e dell'extraterrestre E.T., qui con gli amici, tra cui il mitico Franco Argenti. La stravagante regista Lina Wertmüller fa onore con la sua presenza. E un giovane Gianni Morandi in una tappa del Cantagiro già amato. E un simpaticissimo Renato Carosone, spettacolo vero. La vita si prende com'è, anche con i racconti dei politici presenti, che sono fiumi di acqua pura, dove si galleggia o si affonda. Impegnato con fervore negli anni Sessanta, ecco Pietro Nenni irradiare la sua verità. E Ettore Barnabei, Amintore Fanfani, Filippo Micheli, Giuseppe Ermini, con gli sguardi al futuro. Osannato, ammirato, toccato, baciato, ecco Enrico Berlinguer, che avrà detto sicuramente delle cose importanti. Ed ecco Sandro Pertini, pertinente al ruolo, affidabile, sincero, umano, da tutti amato. Con le mani al cielo e il sorriso in volto, nel 1993 ecco Gianfranco Sciaurro, che ama Terni ed è il suo nuovo sindaco. Sindacalista e politico, Giorgio Benvenuto indica la strada giusta, ma qualcuno pensa che sia piena di nebbia e si perda la pista. 1999, 4 novembre, onore all'Unità Nazionale. Ed ecco Paolo Raffaelli sindaco, Franco Gualtrini vescovo, Andrea Cavicchioli presidente della provincia, tutti testimoni del volere della città di Terni. Decimo presidente della Repubblica, ecco Carlo Azeglio Ciampi con il sorriso di chi apprezza visitare gli stabilimenti ternani. E Oscar Luigi Scalfaro, anch'egli presidente della Repubblica, che dopo il discorso, senza dir più una parola, ammonisce e chi vuole capisce. Ricordando gli anni Sessanta, quando alla dogana di Terni, stranamente, per caso, ci fu un ammanco di un miliardo, nessuno sapeva come si era volatilizzato. Fu poi accusato l'integerrimo ispettore Cesare Mastrella. Terni affolla la stazione ferroviaria per salutare il Papa Buono, Giovanni XXIII. Quindi il carismatico Papa Giovanni Paolo II in visita a Terni fra la gente in città e fra gli operai dell'acciaieria, portando parole sentite dal cuore. Eccezionale immagine, tutti insieme i tre vescovi, Santo Quadri, Franco Gualtrini e Vincenzo Paglia, che si sono succeduti sul soglio vescovile della diocesi di Terni, Narni e Amelia. Renato Brogelli, attore, drammaturgo, autore teatrale di testi dialettali in puro ternano. Focu de Paglia, Zitti in Bo, Tifum Famiglia, Aria di Cullina, eccetera, eccetera. Ed ecco Aurelio De Felice, artista poliedrico, graffiante, sincero, tenero, che dalla collina di Torre Orsina irradia il suo carisma artistico. 1 gennaio 2002 entra in vigore l'euro. Idea geniale di Enrico Valentini: fotografare un'immagine della realtà quotidiana con il simbolo della nuova moneta.
la foto ottiene un tale successo che viene pubblicata su importanti quotidiani locali e nazionali e anche sull'International Herald Tribune. Una fase dell'assemblaggio dell'obelisco Lancia di Luce, realizzata dal genio artistico di Arnaldo Pomodoro. Artista nazionale, mondiale, internazionale, che se la Luna fosse più vicina, anche lunare. Patti Smith, cantante e poetessa. Io immagino e sogno, Dio che dorme e mio padre che cerca. Dio si sveglia, lo scova e lo abbraccia. Altro magico cantante poeta, fotografato da Enrico Valentini. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. Franco Battiato. Una sera a Umbria Jazz, un sax improvvisa scaldando il pubblico. Enrico arma la macchina fotografica e scatta, scatta, scatta. Ecco poi un fotogramma di transizione dove stazionano vecchi computer. La cronaca non concede tregue. Qualcuno disattento provoca un incidente. Due lavori quotidiani che danno il pane quotidiano. Sono pane per scatti quotidiani. In tempi diversi, manifestazione dei Netturbini Ternani. Lo sport è vita, è gloria, amore e storia. Centauri Ternani onorano il centauro dei centauri. Migliaia i partecipanti al podistico circuito dell'acciaio. Ed ecco Ernesto Sabati, pugile con Archie Moore, statunitense campione mondiale. L'ultimo respiro di un amore vissuto da molti ternani, il mitico stadio Brin. Il rimpianto non morrà, ma vita e gloria, amore e storia si rinnoveranno portando sogni tra i gradini del nuovo Liberati, con il cuore che batte forte per le fere, che belle e così fiere saranno ospitate dal re Calcio a corte. Enrico ora ci riporta con il pensiero e la vista fra i ricordi e i racconti della cortese, gentile e amabile Terni dei mitici anni 60, quando ancora la semplicità era regina tra la gente, quando tutto era nuovo, tutto era bello. Il sereno squillava, anche se non tutto era veramente bello, come documenta Enrico. Qualche strada non era proprio perfetta. C'erano da ricostruire ancora dei palazzi, briciolati da quei bravi ragazzi con le ali. E il tempo passava in fretta. Le auto erano per la festa, al lavoro si andava con il motorino e la Vespa. E il lavoro era bello e si era in tanti, dava forza ai sogni. Intanto il progresso avanzava. La città si rispettava, si andava in centro con la bici ed il tram. Tram che si fermava quando una corsa ciclistica passava. La fantasia era il più bel giocattolo dei bimbi. Gioiosi e senza fretta, immaginavano anche ciò che non c'era. Un campo di Sadorno era uno stadio. Un fotografo che passava era l'occasione per simulare una vera squadra in posa. Le scuole portavano a dimostrare la bravura dei ragazzi nelle discipline della ginnastica, con schieramento allineato e coperto che ricordava qualcosa di un recente passato. Nell'attesa del passaggio di un treno, Enrico non può fare a meno di fotografare il pullman, chiamato ancora postale. Intanto la modernità avanzava,
anche il treno ne approfittava e si elettrificava. Ma qualche macchina con il motore a vapore ancora resisteva e quando passava, con nostalgica ammirazione la gente la guardava. La fotocamera di Enrico, anche senza comando, scattava. Il postale, in città più comunemente autobus, piaceva e tanta gente lo prendeva. Per noi che osserviamo, è bellissimo perdersi in queste atmosfere immortalate da Enrico. Il lavatoio pubblico, quando ancora le lavatrici erano solo nei pensieri, e la fiera del cassero, quando era ancora fiera. E poi, 1964, inaugurazione giardini pubblici. L'ospedale è in Corso del Popolo, sciopero degli infermieri. ...1965... nuovi secchi per i rifiuti. Terni, 1966, periferia. ...1967, piazza Tacito. ...1967, corteo funebre degli invalidi di guerra. Terni, ACI, si festeggia la targa 50.000, 1969. ACI, il primo lavaggio automatico a Terni. Orvieto. Appollaiata sulla rupe, guarda le stelle. Forte e fragile la rupe, si veste a nuovo. In tanti, con patema, la osservano. Tant'è che anche il ministro Vincenzo Scotti la viene a contemplare. Per salire al centro di Orvieto ed essere più vicini alle stelle, c'era una funicolare. Ma ora di nuovo c'è, e in tanti la usano a tutte le ore, per visitare quello splendore del gotico Duomo con la sua meraviglia delle meraviglie, la più bella delle più belle facciate d'Italia. Dal vicolo dei lavori compare la facciata che poi si propaga in tutta la sua magnificenza. Per onorare la sua bellezza, di tanto in tanto bisogna accarezzarla. Ed ecco Emilio Greco, disegnatore, pittore, scultore, realizzatore delle bronzee porte del Duomo. Lì dove il Duomo impera, la piazza prospiciente che accoglie tanta gente, è il palcoscenico naturale per tutte le feste, come la festa della Palombella. Di costruzione semplice e grandioso, di severa bellezza, è il palazzo del Capitano del Popolo. Bellezza e magia sono lì ad Orvieto a fargli onori per chi viene da fuori. Il Pozzo di San Patrizio è un esempio magico del genio umano. Tra emozioni e ragioni, ecco chi viene da molto fuori in visita con il ministro Aldo Moro, il Negus d'Etiopia, Haile Selassie. E ancora,
gli attori Alberto Lionello, Franco Molé e Martin Brochard al premio numero 1 di Orvieto. Nel 1964 Papa Paolo VI in visita alla città di Orvieto. La nuova ferrovia direttissima è pronta per lanciare le sue frecce. Per caso, oppure per frustrazione, una locomotiva della vecchia ferrovia non andrà più via, si è incendiata, di conseguenza rottamata. Dopo il silenzio arrivano gli scrosci copiosi e rumorosi e l'acqua invade i piani e le strade, isola i caseggiati. Enrico Valentini arriva per documentare la situazione nell'Orvetano, trasformato in un lago strano. Alcune strade sembra si siano arrese e sono rimaste appese. Porano. Con i motori accesi, Enrico e la sua macchina fotografica, volando su valli e monti, nel comprensorio del Peglia, incontra quel gioiellino di Porano, perla fra le perle. Il borgo accoglie fra le sue case la chiesa di San Biagio del XIV secolo. Appena fuori, altro gioiello, Castello Rumbello e poi Villa Paolina. Il tutto merita foto da vicino. Ed Enrico è lì a documentare anche il lavoro di un artigiano caratteristico. E non manca l'occasione per tornare. Porano, bello, tranquillo. Sale anche lui all'onore della cronaca nera, che evidentemente non si nega a nessuno, per un efferato delitto. Nel documento fotografico, il luogo del delitto è l'interno dell'auto della vittima. Castel Viscardo. E poi venne la sudata estate, ed Enrico viaggia verso il nord-ovest dell'estremo lembo della provincia ternana per trovare chi del sudore ha fatto un'arte. Da Castel Viscardo un reportage dalle mille meraviglie sulla scia del tempo che passa il confine dei millenni. Tra cielo e terra c'è l'antica fornace, dove fornaciari artigiani, uomini umani, confusi nel riflesso del sole, con il sudore che brilla, a piedi nudi sulla nuda terra, il corpo color argilla, compongono il mattone di ieri per il domani, con le loro sapienti e rudi mani. Thank you.
Alviano. Enrico, sensibile al paesaggio, ne documenta virtù e bellezze, dove a volte c'è anche una festa. Dall'alto del suo nido sul colle, Alviano, come un falco, domina e scruta con la spettacolare acuta vista l'orizzonte verso l'infinito mare. I celesti colori riflessi nei suoi occhi si specchiano nella piana teverina, lì dove il biondo Tever si riposa, mentre fa una grande cosa. Un'oasi meravigliosa. Lugnano. Nella collezione fotografica di Enrico Valentini non poteva mancare la perla racchiusa in quello scrigno sospeso sul colle, tra l'azzurro del cielo e il verde degli ulivi, che è Lugnano sulla Valle Teverina. Con la Collegiata, chiesa di Santa Maria Assunta, autentica perla dell'architettura romanica. Anche dove regna la bellezza, in alcuni casi si manifesta la bruttezza. Tempi diversi portano Enrico a Lugnano in Teverina, dapprima per documentare un omicidio, realizzando sequenze fotografiche che descrivono come in un film i particolari del dopo: la casa e l'auto della vittima, l'immagine della vittima stessa e gli arnesi usati dall'omicida, e i parenti, curiosi e gli inquirenti davanti alla casa. Infine, il giorno dei funerali, con la disperazione del fratello e della moglie della vittima. Altro momento drammatico, documentato da Enrico a Lugnano, è quando cadde un aereo da turismo nella valle sottostante il paese. Ma la magia e la bellezza prevale. Ogni giorno si accende e non è uguale. Enrico ne fa un servizio speciale quando un giorno dei personaggi vaganti si fermarono nel piazzale. E la voce volò nel paese, nelle campagne a distesa. C'è qualcosa di teatrale, ci sono dei commedianti portatori di allegria e di fantasia. Salve, gente di paese, di campagna, di pianura e di montagna! Noi siamo qui per rallegrare il vostro ridente paese. Oggi, poi, che siamo impressi su pellicola da un fotografo alto e snello, vogliamo raccontarvi delle storie con il finale bello. Oh, storie così belle che vi faranno sorridere e poi ridere fino ad arrossare la pelle, come nei tramonti di primavera dove già si vedono le stelle. Ma nella compagnia c'è Gino lo Strano, anche bellino visto da vicino. Io, Gino, non rido, rifletto, son serio e mi rispetto. Vorrei farvi uscire lacrime con un triste pianto, ma dato che parlo e non canto, son sereno e me ne vanto. Vi farò piangere con il riso in viso. Certo che se tirato forte fa male il riso, ma io che sono di rispetto ve lo racconto e il riso lo tiro a terra, mentre voi in un tondo giro, ridendo, cadrete tutti giù per terra. Ci sarà chi piange e chi impreca, chi sorride e chi ride, senza riso in viso. Bravo, grazie. Bravo, grazie. Amelia. Amelia. Teatrale, spettacolare, Porta Romana ci dà l'accoglienza con la sua imponenza. La torre bella della cattedrale, stagliata verso l'alto infinito, dove in primavera ci giocano le rondini girandoci intorno.
come i personaggi amici di Amelia che sono in giro per le piazze della città. Tenebroso il Terence Hill con occhi fulminanti, Amalia, anche nei giorni di nebbia. Onore e storia porta colui che fu anche sindaco della città, l'amato e apprezzato sindacalizzato Luciano Lama. E chi scrive, chi fotografa, chi passa, oppure lì per una gita, non può fare a meno del ristorante di Anita. Calvi, come sempre, che sia giorno o notte, che ci sia vento o pioggia, sole o neve, Enrico in breve tempo, nel bene e nel male, è lì sul luogo. Con virtù professionale, documenta ciò che è accaduto o sta per accadere, come in questo caso a Calvi dell'Umbria, dove due fratelli agricoltori sono rimasti uccisi dal fuoco mentre ripulivano il campo dalle stoppie. Eloquenti immagini illustrano il luogo dell'accaduto, con la casa dei fratelli, il campo del misfatto e gli inquirenti accorsi per ricostruire il fatto, e la disperazione della moglie di uno dei fratelli uccisi. Con il suo istinto documentale, Enrico è sempre pronto a scattare dove l'occhio cade. Passando alle pendici del Monte San Pancrazio, gli arride il panorama della cittadina di Calvi, anche se non per la prima volta, e lo porta a puntare l'obiettivo tra i muri dei silenti vicoli, raffigurando una serena calma, dove un gatto curioso sta a guardia della sua posa davanti all'obiettivo. Delle signore con la spesa e dei bimbi forse in cerca di gioco fanno il pieno di immagini. Ma di vicolo in vicolo, una porta aperta inquadra un barbiere. Poco avanti, delle signore stanno cuocendo il pane in un forno caldo di viva brace. Con lo sguardo alto sulle grigie pietre si manifestano i colori di vecchi murales che ravvivano i vecchi vicoli. Questo è Calvi, colorato a mano. O Tricoli, con i suoi lavori agricoli, guida la vita del paese. Portando il benessere e una vita tranquilla anche per chi in paese ci vive o ci fa le spese. O Tricoli, una calma serena con anziani in attesa della cena e giovani in attesa di una festa vera. Un giorno, da sereno, O Tricoli divenne grigio e poi nero. Un mostro strano, come mai prima, portò acqua e vento, sembrava il diavolo in un gesto insano, dominava gli alberi strappandoli da terra, portava con sé fogli e foglie, i tetti delle case non reggevano l'impeto. Tutto ciò
lo chiamarono nubifragio, perché fu lungo e portentoso. Franano strade, si allagano pianure, lì dove Otricoli, dall'alto della cima, dopo breve andare sulla statale che conduce anche a Roma, come quel fiume che si vede sottostante, solitamente silente, sinuoso, lento, anche bello, racchiuso nel suo alveo tra alberi e campi distesi, che poi si sono arresi al grande fiume. Vessato da pioggia e vento, non sopporta più il tormento, alzandosi dal suo letto sempre più minuscolo. La notizia si propaga. Da Roma e in campo nazionale ogni giornale vuol documentare. Enrico, pronto prima di tutti, ha già le foto da far pubblicare. Nanni, sempre bella come nei giorni di festa, anche quando piove non c'è il sole in testa. Valentini, come in un gioco, si appresta appena può a fotografare questa parte di universo dalle prospettive infinite e i suoi panorami dirompenti, da dove si guarda il fiume Nera e il propagarsi della conca ternana tutta intera. Salendo e risalendo sull'altura si incontra la prima avventura, il castello di San Girolamo, antico convento francescano. Una, due, tre curve portano alla bella porta che conduce al centro della storia, dove ogni sguardo è una memoria. Grazie alle foto di Enrico è bellissimo sognare in questo incantesimo di piazze, fontane, palazzi, chiese, vie e vicoli che ne sono quasi il respiro, con il bel teatro che ne è la voce. E quando è aprile-maggio, l'irreale si fa reale. Il cielo terzo di primavera porta aria profumata nei terzieri che dalle taverne alzano in festa i bicchieri per accaparrarsi i migliori cavalieri. Piccola è la sintesi video tra le centinaia di immagini realizzate da Valentini, ma sono talmente eloquenti che già rappresentano al meglio la più straordinaria rievocazione storica medievale dell'Umbria e non solo. I musici colorano le suggestive atmosfere. In ogni angolo della città il rullo dei tamburi e lo squillo dei fiati annunciano il corteo storico di mille personaggi totalmente immersi nel tempo che fu. Quel Medioevo del 1371 in onore di San Giovenale. Al campo degli giochi il vento dell'adrenalina pervade i volti e i pensieri di chi vive i terzieri, in un sentimento popolare racchiuso nei momenti della giostra equestre, dove impavidi cavalieri in velocità, precisione e tecnica vanno incontro a quell'anello d'argento che, preso d'infilata, porta alla vittoria, dando al terziere la gloria. Dall'alto del crinale, come un'aquila reale, la rocca albornoziana veglia sulla città. Riconoscendo la bellezza artistica del monumento e il suo valore storico, durante il mandato di sindaco di Narni di Giulio Cesare Proietti,
la rocca fu restaurata. Qui viene presentato l'inizio dei lavori. Speco di Narni, luogo francescano mistico e coinvolgente. Padre Fedele presiede le cerimonie che la gente ama nel silenzio dell'ambiente dove si allinea il cuore con la mente. L'ambasciatore giapponese porta il saluto del lontano Oriente alla comunità di San Vito di Narni. Era il 1961. E ancora, nel 1985, cortesi giapponesi in visita al comune di Narni. Dopo le bellezze, la macchina fotografica di Enrico punta sulle tristezze. Un incendio mette in pericolo una chiesa, ma una strenua difesa la rende illesa. E ancora una chiesa, questa volta depredata da chi la fede non sa dove è andata, lasciando il parroco in una situazione disperata. In quel di Nera Montoro svettano sinuose le ciminiere, belle anche da vedere per il lavoro che danno, ma delle volte producono anche un danno. Come in questo caso, una tetra nube tossica. Stabilimenti, gioie e dolori. Qui i dipendenti dell'Elettrocarbonium dimostrano davanti alla prefettura per il rischio di chiusura. La nebbia maestosa come un gigante invade le strade, in un pericolo totale. Solo quando il sole torna, reale, ti accorgi del disastro abissale di un incidente mortale. Piovendo giorno e sera, l'Amato Nera ha debordato e tutto Narni Scalo si ritrova annacquato. Per fortuna il sereno è tornato e il bello può tornare ad essere fotografato da Enrico. I lavori per la nuova ferrovia, il percorso della diga, poi nel mirino l'abbazia di San Cassiano, bella e solitaria. E ancora uno scatto, un salto nella storia millenaria con il ponte romano d'Augusto. Ritorno al presente, mettendo nell'inquadratura il bellissimo e moderno santuario della Madonna del Ponte. San Gemini. È tempo di volare per Enrico, che va ad impressionare sulla pellicola ciò che al di sotto gli appare. E così si vedono strade, alberi, campi da coltivare e tante case a forma di paese. Questo è San Gemini. Enrico, per valorizzare il suo prestigioso archivio, non può fare a meno però di tornare anche a San Gemini. Un evento prestigioso per San Gemini si presenta già nel 1981, ospitando una delle persone più grandi che il mondo abbia mai avuto, Albert Sabin, creatore del vaccino orale contro la polio, salvando milioni di persone da una vita di sofferenza. Anche a San Gemini si ripercorre la storia con la giostra dell'Arne, una delle rievocazioni più importanti d'Italia in onore del patrono Santo Gemini.
San Gemini, regina delle acque minerali, qui nei festeggiamenti per il centenario. Enrico è presente per immortalare con dovizia di particolari ogni momento. E non può fare a meno di impressionare sulla sua pellicola uno dei VIP più importanti del panorama italiano, presente alla manifestazione, Umberto Agnelli. Acqua Sparta. Acqua Sparta si fonde nel cielo del tempo con il Palazzo Cesi. È il loggiato che fa spettacolo. Acqua Sparta, spartiacque tra le sorgenti Amerino e Furapane. Per le saluberrime acque tra questi colli, in questa umil valletta, chi crederia che di salubre fonte l'acque sgorgassero a soccorrer pronte l'altrui salute languida e imperfetta? Tu, Acqua Sparta, ugual fama e qual destino godrai, se avvien che gli abitanti tuoi l'acque non manchin mai dell'Amerino. Michele Giuseppe Morei, 8 agosto 1746. Il richiamo della bellezza e della cronaca porta Enrico Valentini ancora in quel d'Acqua Sparta. Strada facendo nota e fotografa una vela bianca sotto un monte verde, portando alla mente diverse osservazioni. Una è che dà lavoro e sostanza. La chiesa di San Francesco, una bellezza nella semplicità francescana. Scavi portano alla luce una stele di indubbio valore. Sul filo sottile della notizia, la cronaca grigia e nera incombe. Lavoratori sfidano gli eventi in difesa del proprio lavoro. Ripristino di un distributore danneggiato da un incendio. Tragico incidente mortale di caccia era il 1984. Come in tutti i luoghi dove vive gente, storie, eventi e cronache sono presenti negli anni, che Valentini puntualmente ha documentato. Era il 1994. I carabinieri ritrovano dei reperti archeologici. Stroncone. Come una nuvola illuminata dal sole, sul ciglio del crinale, Stroncone guarda la mirabile conca ternana. Conca che di Stroncone è amica. Quando il caldo opprime chi ci vive, vola sulle fresche cime, le cimitelle e i prati di Stroncone. Valentini, anche se è lì per il fresco e il relax, non lascia inoperosa la sua fotocamera. Fotocamera che è parte della sua persona, occhio attento sulla vita quotidiana della gente anche in vacanza, sotto l'ombra di un albero rotondo oppure su una grande tavolata per ben mangiare al fresco dei prati. Per assaporare ancora più il fresco, una partita di calcetto su pista d'acqua. Un rombo ruba l'attenzione. Cavalieri su moto si sfidano nel trial. Il richiamo dell'agosto costronconese costringe a scender fi giù in paese, dove giorni di buona fortuna e festa caratterizzano l'ambiente che Enrico puntualmente documenta. E tamburi che battono il tempo passato e presente annunciano la sfilata in abiti d'epoca ottocentesca. Commemorazione del rientro a Stroncone delle spoglie del beato Antonio Vici.
poi la giostra cavalleresca con la lancia e la sfida alla berretta tra le tre contrade della città, Arco, Castello, Santa Lucia, e ancora spettacoli, concerti e giochi. Qui vediamo la cantante Nilla Pizzi all'arrivo proprio per un concerto. Enrico ha documentato anche le industrie della zona e purtroppo anche cronaca di incidenti, come in questo caso mortale, dove il trattore sfuggito di mano è salito oltre il ciglio e si è ribaltato. Valderina, c'è una strada tra valli che porta storie e colori, borghi e paesi, e un bel fiume che le dà il nome. È la strada della Valnerina. In tanti anni di fotografia, Enrico la percorre più e più volte ed ogni volta non può fare a meno di fotografare anche solo i panorami. La mitica cascata delle Marmore dà il via, scaldando la macchina fotografica che scatta quei luoghi che sembrano sempre uguali. Il tempo passato, le luci, i colori danno scatti diversi e speciali che Valentini non si lascia sfuggire. Enrico, lasciate per un attimo le atmosfere del bianco-nero per scatti colore, mostra qui due dei tanti riuniti in un sol fotogramma, dove la magia dei colori della Valnerina in primavera e in autunno fanno vivere un sogno, che sogno non è, ma la più bella realtà del mondo. Proseguendo il viaggio si incontra con l'estate, poi Torre Orsina, terra del maestro artista Aurelio De Felice, e ancora Castel di Lago. Uno sguardo avanti e compare Arrone, appoggiato come un tenebroso signore su quel colle roccioso con il suo castello a guardia del parco del fiume Nera. Sull'alto dell'opposto colle, abbarbicato, disteso, panoramico, appare Montefranco, come un rapace libero, Franco, da cui deriva il nome, scruta la valle dove il Nera scorre, che visto dall'alto è placido, sinuoso, silenzioso, fino all'incontro con il Velino. In tanti anni di scatti, Enrico Valentini ci ha regalato nostalgiche immagini di quando le auto erano ancora bianche come le mosche e le strade percorse a passo lento da asinelli senza tormento. Prima di proseguire per Ferentillo, Enrico, attraversando le due valli, ci porta in un luogo d'incanto, con atmosfere di un recente passato. Direzione Polino. Polino. Sembra chissà dove, invece è lassù, incastonato come una perla tra pietre e alberi verdi. E non poteva mancare, tra i documenti realizzati da Enrico Valentini, la figura dello storico sindaco di Polino, Americo Matteucci, 47 anni al servizio della comunità. Grinta e determinazione è stata la forza dirompente di Americo, che piacque alla gente per così lungo tempo da essere forse unico. E in questo nuovo fotogramma Valentini immortala un comizio di un probabile successore. Tornando poi dall'alto del monte, appare sempre Polino, bello, sontuoso come un re, seduto sul trono di una favola,
da dove domina la sottovalle di Rosciano. Non c'è favola senza un maleficio, che provocando un giorno di pioggia sbarra la strada verso la bellezza. E non manca Enrico di documentare il misfatto. Giunti fra i meandri del tempo, Polino ci mostra la quotidiana vita della montagna, dove lavoro e vita sono in simbiosi con la pace. In quei vicoli che trasudano storia, dominati dal castello della Rocca e dalla bella fontana del 1625 del marchese Castelli, che accoglie e saluta chi arriva e chi parte. Lasciando Polino al suo dolce destino, scendendo attraverso la valle del torrente Rosciano, si incontra chi sui prati fa del relax. Non distante, si trova lì fermo tra due valli un gigante buono alto 100 metri, quel ponte canale che si fa cavalcare da temerari angeli senza ali. Ferentillo. La fotocamera di Enrico vive per documentare, scattare e ancora documentare, anche se già conosce, vuol tornare, perché ogni volta non è mai uguale. Tornato sulla strada che porta lontano, con in mente quel panorama suggestivo che compare ovunque, di quell'abitato che si adatta come un velo sulla terra di mezzo della mitica Valderina, Enrico dirige la sua macchina fotografica sulla strada che conduce proprio lì, a Ferentillo, che disteso fra le sponde abbraccia il Nera. Sotto lo sguardo attento delle rocche, guarda il mondo avanti. Enrico, arrivato altre volte fra le case, le rocce, le rocche e le campagne per documentare eventi e cronache di Ferentillo, ora che tutto è calmo, con lungimiranza vuole andare lontano nel tempo, immortalando coloro che del tempo sono figlie, le famose mummie di Ferentillo. Spoleto. E venne l'inverno. Tra le nuvole e le strade c'è una bella signora vestita di bianco, che è difficile starle al fianco su quella strada che valica la somma e porta in città. Quella città che seduce per la storia e la sua teatralità. E poi venne la primavera e l'estate, con le strade asfaltate e finalmente liberate. Anche se un drago di fuoco mangia il verde del luogo e il suo mantello grigio invade il passo. Enrico il Grande,
che cavalca imperterrito per conquistare quella terra che lo renderà internazionale, si ferma un attimo e fotografa il drago. E quindi va. Bella Spoleto, adagiata, spettinata al vento, attende il grande evento. Tutto il mondo mondano è lì che appare al fianco dei due mondi, festival sovrano italiano e americano. Enrico, vigile e sempre pronto, fotografo tra i fotografi, immortala l'arrivo della divina Sofia Loren. Poi Enrico e il suo carisma si permettono di fotografare in esclusiva la diva. Tra i VIP, nelle attenzioni di Enrico Valentini, Adele Vallorino Gancia e Alberto Moraia. È un grande dell'arte, quel De Chirico, pittore e maestro della metafisica. E quindi Giancarlo Menotti, musicista, compositore, librettista, fondatore nel 1958 del Festival dei Due Mondi, ritratto con un grande della regia, Luchino Visconti. Il magico teatro in attesa dello spettacolo che ogni giorno del festival è del mondo il centro. Giorgio Albettazzi in una bella immagine recitata che ricorda tutto il teatro che è in lui. E Marcello Mastroianni, attore, qui in veste di spettatore. E ancora Vittorio Gassman, il mattatore, magistrale attore. Dall'Amleto. Lo schiavo miserabile non è mostruoso che per un simulacro di passione, un sogno si immedesimi tanto nella parte che il suo aspetto cambia. Il volto gli si sbianca, gli occhi umidi, la voce spezzata, incarnando i sentimenti e tutto questo per niente. Essere o non essere, questo è il problema. Ripresi all'uscita di una rappresentazione al Teatro Nuovo. Ecco l'iconico americano a Roma, Alberto Sordi, omaggia con la rosa dell'amore la ragazza con la pistola, altra icona del cinema, Monica Vitti. Performance dell'istrionico Dario Fo, maestro del Gramlò, il parlare onomatopeico. Da mistero buffo. Popo psache si sua uno. No, la copi bue. Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, con la motivazione, seguendo la tradizione dei giullari medievali, dileggia il potere, restituendo dignità agli oppressi. Ed ecco Dario Fo e consorte, l'altrettanto brava attrice Franca Rame, in versione da turisti, non per caso, si concedono con piacere all'obiettivo di Enrico. E ancora, il poeta Salvatore Quasimodo, in un momento di relax, pensa forse a una sua poesia. Ognuno sta sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera. E l'altro poeta nell'obiettivo, Giuseppe Ungaretti. Vanità. D'improvviso è alto sulle macerie il limpido stupore dell'immensità. Tra la galleria di poeti che hanno illuminato i due mondi, riempiendo di storie la reflex di Enrico, troviamo il trasgressivo e provocatore poeta della Beat Generation, Allen Ginsberg. I corpi caldi splendono insieme al buio. La mano si muove verso il centro della carne. La pelle trema di felicità e l'anima viene gioiosa fino agli occhi. Sì, sì, questo è quel che volevo.
ho sempre voluto, ho sempre voluto tornare al corpo dove sono nato. L'attore Marco Sciacaluga con il regista Mino Bellei in scena con il monologo Le lettere di Berlicche di Lewis. Egli vuole che essi imparino a camminare e perciò deve tirar via la mano. E purché ci sia veramente la volontà di camminare, egli sembra gradire perfino il loro inciampare. Spettacolare l'immagine dei ballerini del Bolshoi, fermati nel momento massimo della loro esibizione. Altra immagine plastica di ballerini, questa volta di carattere modern dance, animano le foto di Enrico. E anche il fascinoso Oriente si imprime tra i meandri delle pellicole di Enrico. Ed ecco Giorgio Albertazzi, ripreso al Teatro Caio Melisso durante la lettura di Visita a Marinetti di Guido Bonino Davico. Qui un passaggio. L'alba triste, stanca e disillusa. Sulla campagna fosca era effuso un silenzio di morte. Lentamente il cielo si striava d'argento verdognolo. Oltre i campi coltivati l'ondulazione delle sabbie si coloriva delicatamente di viola alla carezza della luna declinante. Una luna calda e molle, color di ruggine gialla, calava come una goccia d'oro verso il mare lontano. Ezra Winston Loomis Pound. Ezra Pound, poeta scomodo. Rendi forti i sogni, perché questo nostro mondo non perda coraggio al lume spento. L'aurora entra a passettini come una dorata Pavlova, ed io son presso al mio desiderio. Il poeta, giunto al festival, fortemente voluto da Menotti, è triste e molto serio, non sorride, nemmeno nei saluti, oppure nelle battute allegre, sembra assorto solo nei suoi pensieri. Ma quando Menotti lo accompagna a vedere uno spettacolo di marionette dei fratelli Colla, Pound ne rimane talmente affascinato che sorride e addirittura ride. Questo aneddoto, raccontato da Enrico Valentini, è rimasto impresso nella sua memoria, oltre che sulla pellicola fotografica. E la bella Stefania Sandrelli, mentre si concede in una teatrale conversazione in piazza, aiutata da un buon Berlucchi, ed Edoardo De Filippo, il teatro fatto persona, sa da aspettare, ma ha da passare nuttata. È insieme ad un altro che della teatralità è un vanto, Romolo Valli, interprete di sei personaggi in cerca d'autore, Così è se vi piace, eccetera, eccetera. Ospiti d'onore nella foto di Enrico Valentini, Federico Fellini e Giulietta Masina. E ancora Giovanna Ralli, questa volta spettatrice a teatro, si esibisce in un sorriso spassionato per l'obiettivo di Enrico. E ancora il presidente Giovanni Leone, ospite d'onore del festival, ripreso in atteggiamento simpatico, risponde alla gente che lo applaude. Fotografato anche il controverso regista Raim Roman Thierry Polaski, autore di film di successo e di opere teatrali. E la estroversa Lea Massari, in una conferenza stampa dove cerca di far rispondere alle domande il suo amico pappagallo. E Scilla Gabel, divertita dalla simpatia del fotografo Enrico, suo amico, sorride. Enrico,
con i suoi servizi, è per anni lo specchio del festival e dei suoi personaggi, che si riflettono agli occhi del pubblico. In questa ultima immagine dedicata al maestro Thomas Kippers, in uno dei suoi concerti di chiusura del festival. Enrico stesso è riflesso nello specchio, specchio ideale dei personaggi che lo ringrazia. Con Spoleto termina il video Scatti d'autore. Spoleto, terra di conquista di Sua Maestà, fotoreporter giornalista Enrico Valentini. Terra che lo ha reso più di altre internazionale. Grazie al maestro Giancarlo Menotti, Deus ex machina del Due Mondi, suo profondo amico, ha dato ad Enrico la possibilità di spaziare nell'universo del festival, realizzando servizi apprezzati in Italia e dall'estero. È rilevante poi che i più grandi protagonisti hanno donato la loro amicizia ad Enrico, determinato lui stesso e simpatico come persona e personaggio, come del resto già riconosciuto nella sua città di Terni. Nel ribadire per questo grande lavoro le qualità che hanno reso importante il magistrale Enrico sono la bellezza delle sue immagini che corredano tutto questo video. Noi di Tempus Vitae siamo andati a pescare senza reti e senza ami, solo con le mani, in quel mare infinito di orizzonti lontani, sulla scia di 220.000 brani di vita. Thank you.